Simona Fichera e Giuseppe Leotta del Comitato Ecologia Integrale di Sud Chiama Nord. Quello dell'ascensore di Via Pietragolidi sta diventando un autentico caso. Perché, Fichera? Allora, innanzitutto torniamo ancora una volta a parlare di questa problematica, appunto, dell'elevatore di Calcarone, perché perennemente risulta guasto. L'ascensore rappresenta una importantissima risorsa sia per gli anziani, sia per le famiglie, specialmente le mamme con i passeggini, ma soprattutto per i portatori di handicap. Perché è importante ripristinare il funzionamento di questo elevatore? Perché permette il collegamento dal popoloso quartiere di Calcarone al lungomare di Schisò, nonché dalla via Vittorio Emanuele alla via Pietragolidi. Vorrei sottolineare un aspetto molto importante, spesso ignorato e presente nei nostri luoghi. È importante comprendere come l'abbattimento delle barriere architettoniche sia un argomento di fondamentale importanza, perché ostacolano la mobilità, la libertà di fruizione, di movimento per quelle persone che hanno scarsa capacità motoria. Questo lo dice la legge, non lo dico io, soprattutto chi è disabile o chi ha problemi di deambulazione deve potersi muovere in piena autonomia e sicurezza. Pertanto è giusto e pare opportuno chiedere all'amministrazione attiva di intervenire risolutivamente nell'intervento dell'ascensore. Leotta, a Sud Chiama Nord, cosa sta facendo di concreto per vedere riattivato l'ascensore? Allora, come ha giustamente ricordato l'ex consigliere Fichera, noi nei mesi abbiamo fatto diverse interrogazioni in consiglio comunale quando eravamo ancora consiglieri e diversi interventi sulla stampa, a seguito dei quali siamo riusciti fortunatamente a convincere l'amministrazione ad attivare una manutenzione di 12 mesi per questo ascensore. E qui vogliamo porgere un suggerimento all'amministrazione. A noi risulta, visto che la determina è stata fatta a ottobre del 2023, che la manutenzione sia ancora attiva, dovrebbe scadere a ottobre 2024, per cui non comprendiamo come è possibile che ancora la ditta incaricata, che è la ditta Schindler di Milano, non sia intervenuta per ripristinare l'ascensore.